Non abbiamo parole per quanto accaduto, ci sentiamo vuoti e totalmente impotenti. Queste sono le parole della famiglia di Cristina Frazzica, la trentenne originaria di Taurianova nel Regino, ma da anni residente in Lombardia, travolta e uccisa da un'imbarcazione mentre si trovava su un kayak insieme a un amico. Cristina, laureata in biotecnologie, si trovava in Campania. Il mare era la sua passione e approfittando della bella giornata aveva deciso di fare un giro in kayak con un suo amico, raccontano ancora i genitori della giovane, ribadendo però di avere piena fiducia nel lavoro della magistratura e dicendosi sicuri che presto emergerà la verità. Per ora non riusciamo a darci pace, andremo fino in fondo per capire che cosa è successo. La famiglia intanto ha nominato come proprio legale un noto avvocato penalista, Gianluca Giordano, del foro di Santa Maria Capua Vetere, incaricando anche un consulente tecnico di parte, il medico legale Maurizio Saliva, per l'autopsia che il sostituto procuratore della Repubblica Vincenzo Toscano ha fissato per venerdì 14 giugno alle 13. È ancora presto per rilasciare dichiarazioni e nessuno vuole puntare il dito contro qualcuno. Siamo certi che la magistratura analizzerà ogni aspetto della vicenda, senza tralasciare nulla.